come si colloca il nuovo album Virus come seguito a Enemy e quale segnale hai voluto dare con questo album? Guarda, è un album fatto sotto pandemia tutto quanto, quindi immagina che era una situazione paradossale, stavamo tipo rinchiusi in casa tipo fascismo, quindi insomma non era proprio il migliore dei periodi, quindi è stata l'unica valvola di sfogo che abbiamo trovato in quei mesi, e praticamente era tutto un andare in studio di nascosto coi taxi, perché tra l'altro non potevo manco uscire da casa, quindi è stato abbastanza complicato, però allo stesso tempo appunto belle sessioni molto lunghe, studio anche notturne, molto lunghe di ascolti, di idee, di brainstorming, alla fine è uscito quello che poteva uscire in un periodo storico del genere, quindi un album abbastanza aggressivo, cioè comunque sicuramente non ci stanno le canzoni dell'estate per capirsi dentro, quindi come seguito di Enemy penso bene, anche perché Enemy in certi versi magari era un filo più addolcito delle piccole corde, Virus è tutta una manata così da inizio alla fine, quindi secondo me rispecchia al meglio proprio quel periodo lì. Come nascono queste collaborazioni? Appunto parlavamo prima di Raekwon the Chef della Wu-Tang Clan, che da un po' che siete in contatto avendo fatto gli opening alla Wu-Tang. Come hai coltivato questa collaborazione con Raekwon the Chef e come è venuta fuori l'idea di questo Welcome Back? Con le collaborazioni precedenti, con quanto riguarda i live, chiaramente un gruppo gigante come Wu-Tang, ti puoi immaginare come io non è che ho voglia sempre di andare a conoscere l'apertura del concerto mio, quindi ci siamo visti un attimo di incrocio tra i backstage, ma non è che ci siamo mai poi conosciuti, ho fatto due chiacchiere. Io coltivo la passione per Wu-Tang da sempre, è sempre stato uno dei miei gruppi di ispirazione prima. Raekwon è sempre stato il mio preferito del Wu-Tang. Avevo intenzione di mettere un paio di collaborazioni americane nell'album. Ho cominciato a farmi un'idea su quali erano i rapper a cui ero più legato, che avevano più senso per me da mettere dentro quest'album. Skinny aveva cucinato quel beat, Welcome Back, che mi richiamava proprio una strofa di Raekwon, cioè ci mancava quel timbro di voce di Raekwon, come detto, di storytelling suo è inimitabile. E devo dire che rispetto, senza levare niente all'arte, comunque quando ho visto collaborazioni di rapper italiani con rapper americani sembra sempre, sai, la strofa buttata là. Lui sembra bello incollato su quel pezzo, poi ha fatto gli skit, ha fatto i saluti, una bella, gran bella strofa, e chi meglio di lui ci poteva stare, insomma. Una volta che abbiamo due mezzi per levarci qualche sfizio pure noi, è stato tra le prime persone a cui ho pensato, yes. La tua filosofia di rimanere indipendente e comunque consolidare la tua fan base è una crescita che continuiamo a vedere. Qual è il segreto di rimanere indipendenti e riuscire comunque a abbracciare un pubblico comunque più trasversale? Più la cosa è, semplicemente dipende da quanto tu sei legato alla tua musica, al tuo modo di fare musica, quindi spesso, come tu ben sai, se stai in cast con un'etichetta ti vengono imboccati dei suggerimenti, ti vengono date proposti dei beat, delle cose. Io proprio sono una persona che ha sempre fatto i dischi da solo, con il supporto delle persone che stimo, che mi piacciono a me in primo, no? Con quello che mi propone l'etichetta. Quindi se io voglio fare un album con una persona, due persone, tre persone che mi piacciono a me, non per forza se lo faccio in cast è detto che posso fare come cazzo mi pare a me, capito? Quindi per me questa è una priorità, che la mia musica venga concepita, studiata, realizzata come la voglio io dall'inizio alla fine, e in territorio un po' più indipendente ho più libertà decisionale, quindi tendo sempre a cercare quel tipo di contratto lì, che sia una distribuzione, non un cast, che sia
Comunque mi lascia la proprietà mia del master e mi lascia a me il potere decisionale al 100% su chi ci voglio sopra, come lo devo fare, e mi viene data fiducia perché comunque dopo un tot di album che hai fatto fighi sono andati bene. Adesso finalmente credo che le etichette pure si sono un po' rimesse al volere degli artisti, si fidano di più, capito? Quindi credo che comunque anche in major ultimamente ci sta più un po' più libertà, insomma, di poter portare a termine il progetto per come lo vuoi fare tu, senza mezzi termini. Ultima domanda. L'arte è spesso uno specchio della società, dei valori, diciamo, dominanti. Come ti rapporti con la società di oggigiorno? Cosa secondo te si è un po' perso a livello di valori, soprattutto all'interno della cultura e della comunità hip hop? Ma non lo so, io come tu magari siamo cresciuti più che veramente questa musica era una cosa che a me mi ha permesso di conoscere un miliardo di persone e di conoscere un miliardo di artisti, non di persone che andavano ai concerti. Sì, sì. Quindi magari tra di noi che eravamo più della vecchia scuola c'erano più artisti sotto i palchi anche che solamente spettatori. Certo. Cioè comunque siamo gente che sempre ha sentito, sì, i concerti, sempre ha conosciuto gente. Non so se adesso i pischelli, i ragazzi di oggi, per come se la vivono loro, hanno questo tipo di scambio. Sì, vogliono essere protagonisti a tutti i costi. Sì, però non c'è quello scambio, sì, troppo di idee, di cose. Quindi a parte che ormai ci stanno un sacco di riferimenti, un sacco di cose, quindi al tempo ce n'erano meno, quindi era più facile avere interesse per alcuni. Sono più distratti oggi. Sono molto distratti, cioè hanno il livello dell'attenzione di un uccellino praticamente. Sì, sì. Non mi rendo conto che pure noi, avendo a disposizione delle piattaforme come Spotify, dove disponi tutta la musica del mondo, a volte non sai che cazzo sentirti, capito? Sì, sì, sì. Il fatto di andare a diggare gli album, di andarli a trovare, tirarne, sì, fuori, sì, uno, sì, ascoltarselo lì, certo, dentro il negozio dei dischi, col vinile, traccia per traccia, leggendo le produzioni, sì, il digging che c'era, da Dictional Keyboard, tutte, sì, le cazzate, sì, che trovavo, sì, io, sì, me le leggevo tutte quante, e però, sì, la cultura, ti faccio, esatto. Purtroppo su Spotify se c'è un ascolto così non è che sai che, sì, forza, sì, chi, sì, ha prodotto la base. Vero. È tutto confezionato già. Beh, confezionato e anche somministrato in una certa maniera, quindi va a finire tu una cosa, te la senti perché te l'hanno messa sotto al naso, non è che per caso te la sei andata a cercare. Quindi sicuramente alle generazioni di oggi manca questa roba qui, però non è che si può dire un cazzo, cioè ognuno è figlio del suo tempo. Comunque sono contentissimo che è cresciuta l'attenzione verso il rap. Hip hop che comunque era un genere che era sempre stato messo da parte, adesso, di nicchia, adesso, sì, è il nuovo pop, è il genere mainstream, quindi gente pure come noi che abbiamo una certa età, comunque, sì, sia i pischelli riconoscono che quella musica, sì, 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 comunque è fatta bene perché dietro c'è stata una ricerca, cosa che, sì, nella, sì, nuova non c'è, sì, senza, sì, togliere niente ai nuovi artisti, sì, che, sì, sono bravissimi, però credo che quella cosa lì manchi, insomma. Grazie. Bene, grazie a voi. Appena vista e vista fino all'ultimo vaccino.